Oh, buonasera. Beh, buonasera a tutti, ragazzi. Ok. Oh, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, giudice. Ragazzi, buonasera a tutti. Vuole un Oggi po' di siamo qua su, sempre crema qui col per il giudice. ketchup? Eh? Vada, Vuole un po' di... gente. Vabbè, vada, vada. Oggi siamo sempre qui su... con il nostro fantastico giudice Clark Non Foster. c'è la guida, gente. No, è questo qua che ha fatto l'incrocio sbagliato. Vediamo oggi i processi come vanno. Guardi, si sono tamponati pure. Mamma mia. Come va, signor giudice? Bene, Posso onore, lei? come va? Tutto bene. Più avanti, gente, più avanti, ma più avanti. Più avanti? Sì, Sì. di là si entra. Ciao, Ok. Fermo qui. Nick. Non ci credo io a vederti qua in live, mamma mia. Oh, grazie. Senti musica di sottofondo, è qui fuori, casa mia, vicino c'è un concerto. Quando parlo, tanto forse sentirà Ma ti sottofondo. sentirebbe un avvocato? Il giudice in procura. Non fisso, solo certe volte. Uno bravo, ma bravo, bravo. Oh, il giudice. Buonasera. Buonasera. Addio. Questo cappellino. Datemi 2 secondi che mi leggo i miei appunti qui. C'è musica dove sono io, si sente? Quando Sì, parlo? si C'è un sente. concerto vicino. Figa Oh se si Madonna mia! sente. C'è un Vacca concerto. boia se si sente. Si sente più la musica che la tua C'è il voce. vento che sposta la La musica. musica. Ma questo cappellino. Sì, è il cappellino del venerdì questo. È meglio rimettere il cappello. No. Ah, non c'è. Fatemi leggere i fascicoli qua delle Tanto prove. c'è solo Cioè, l'ultimo. L'imputato è solo l'ultimo. minchia, ragazzi. L'imputato Ma che il processo? anche. Perché il 1207 è già evidenziato in verde? Perché si è cagapatteggiato. Ah, non era azzurro una volta il patteggiamento? No, Tu inizia a azzurro sono guardare quelli quelli che sotto. non ci sono più. Esatto. Ma il verde non è quando abbiamo fatto. Verdi sono fatti, quindi anche patteggiati sono Allora, fatti. Gli scrivilo azzurri e patteggiato perché quelli. ti vuoi. È È in scritto. uno solo, su quattro. Oh, figa, che puntiglioso. Tu non devi fare domande, ce la Eh vediamo no, noi. vabbè, ma Pe sì, io mi. pensa, Mi pensa apro tu il a far foglio. fare i rinvii Mi al apro il processo foglio. fatti come Cristo Ma comanda. io sono un giudice, cosa vuole Allora glielo Sì, spiego, giudice di. giudice. I grigi sono doppioni, i bianchi sono Ok. da fare, i Ma i verdi grigi, sono scusi un attimo, i fatti. grigi non erano quelli che non sono presentati. Giudice. Ah, allora. Giudice, guardi le Di prove quale dell'090 che già siamo in foglio stiamo ritardo, parlando? L'unico dai. che io leggo, il foglio processi. Ah, il foglio processi. Perfetto, quello là non è compito mio. Ah, perfetto, di chi è il compito? Di nessuno. No, Di perché io nessuno. vedo dei processi No, rossi quelli stasera? sotto. Ah, quello rosso è un problema fuori dalla nostra portata. Era da annullare e Ok. basta. Possono Invece avere gli da un altri po' verdi dove aspetta. sotto non ne guardare, che tanto sono da eliminare quelli, lascia aperto. Quelli sotto verdi, tipo vedo quelli verdi che hanno. Lasciali sta che li Hanno tolgo, patteggiato una Vostro onore, volta. guardi lo 090 che stanno aspettando da 20 Ok, minuti e Marcus siamo in Kay. ritardo. Però abbiamo tutto il tempo di parlare. Facciamo Marcus Kay e poi gli altri ce li facciamo incazzi L'internos, nostri. come dici tu, che Vediamo. sarebbe incontumato, sarà vero. Incazzi nostri, va bene? Allora, Tanto questa cosa non è spaccio di mica tua. sostanza e stupefacenti. Madonna, io mi ho fatto 3 giorni di seguito di processi, e voi siete pazzi. Mai Are più, you eh. crazy, man? No, il Settimana te... No, prossima no, no. quello in mezzo. Quello in Settimana mezzo se... si è fatto Kiwi, Se... No, quindi... no, io mi sono fatto martedì, mercoledì qui, giovedì di là e venerdì di qua. No,
Io? Ah, vabbè, che ti devo dire? Di là non è mia competenza. Di là mi sono Papi? fatti io anche. Papi? Tre. Io, ieri Il sono andato a... telapiesto! Mamma mia! Oh, creo posizioni. Mamma mia. No, ho sbagliato, ho Qua mi sa... sbagliato. Ah, Tutto questo questo. Dai, guarda ste prove che Si iniziamo, va. ricordi, si ricordi che insieme a tutti fa il processo, anche se non si vede, c'è la foto con lei con la ballerina, eh? Quindi... Con la ballerina? Sì. Quindi stia attento. Ma? Di che stai parlando, È mi la scusi? ballerina forse Lei incinta, che facciamo stava a una... petto nudo davanti alla ballerina che toccava lì, leccava il naso. Io lo so, però La non parlo ballerina le ha all'inglese. preso. Mi ricordo molto bene che La la ballerina è incinta, ballerina sono le ha re, preso. La cioè, ballerina, quando l'ha a prove spogliata. video, Sì, a prove... Come sì? la mia GoPro. Ehi, quando l'ha spogliata, quando è stata spogliata dalla ballerina, ok? A me non mi ha spogliato Sì, nessuno. io stavo in live mentre sei andato via, sai? Mi associo. Quando la Sì, dai, ballerina ti ha io vi aspetto spogliato, fuori, ti ha eh. preso il dito, te l'ha leccato, se l'ha messo Perché in bocca. A è a te che ti ha me tolto il niente. Mi ha giacchetto? tolto il Regà! giacchetto e Sì, ti ha basta. tolto il giacchetto, si è messo sopra di te, si è C'è gente che attuercato, aspetta da 20 minuti, leccato. giudice. Regà, vi svegliate, porco due, adesso, prima che mi incazzo. Dai, Ma così ti faccio adesso anche voglio. uno. Ma Guarda. guardalo dopo, no, prima senti il discorso. Minchia. Forza Dio Totale sta Canale. scomparendo il Vabbè. tanga, tanga, Qual è canzone, il primo? Che chiappe, canzone? 0,90, Ok. 0,90. Giulio, posso già Chi andare è il o... giù il cancelliere? Tu? Io, Ma guarda. vediamo un cancelliere, cioè. Sì, ma quello che è stato assunto in vacanza, quindi ci sono io. Lo so che non mi sono portato più. Andrò Avrà bro, qualcuno di prego, qualificato dall'11. prego, vada. Ok. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 090, lo Stato contro Marcus Cay. Presiede l'onorevole giudice Clara Foster. Dio benedica Ok, il ciao Presidente Nick. d'America e questa rispettabile corte. Rispettabile corte. Rispettabile corte, buonasera signori. Buonasera Buonasera, vostro onore. Buonasera, a vostro onore. tutti, prego accomodatevi, grazie. Prego, accusa, iniziamo. Buonasera, vostro onore. Buonasera, difesa. Ciao, bro. Oggi trattiamo il Ma processo chi è questo? 090. Appunto, abbiamo portato il signor Marcus Cay a giudizio, in quanto il soggetto è stato rinvenuto con una grossa quantità di sostanze stupefacenti. Precisamente si tratta di erba. La sostanza è stata appunto pesata dagli agenti di polizia e risultano all'incirca 50 grammi, contando che il soggetto aveva anche dell'hashish con sé, oltre che appunto la marijuana. E oltre a questo vorrei aggiungere che il soggetto aveva pure un'arma da fuoco, vostro onore. La mia arringa iniziale è conclusa. Bene, bene, grazie. Prego, difesa, iniziamo la vostra arringa iniziale. Buonasera, vostro onore, buonasera, accusa. Il mio assistito, Marcus Kay, si dichiara colpevole al reato di cui è accusato, in quanto non nega di essere stato in possesso della sostanza stupefacente. Se posso, ovviamente non è una giustificazione, ma le spiego come sono avvenuti i fatti. Il mio assistito abita in una zona un po' malfamata, che è il South Side, e per un problema di affitto, in quanto i prezzi sono aumentati, il mio assistito ha pensato male di piantare una piantina appunto di marijuana per farsi qualche soldo extra. Una volta però che il proprietario di casa l'ha scoperto, è stato sfrattato e questa piantina ovviamente è stata rimossa. Quindi il mio assistito ovviamente non farà più una cosa del genere, si ritiene decisamente pentito
e l'ha fatto per una situazione appunto tragica. Non so se sa, ma anche in durante le procedure per l'elezione del nuovo sindaco, il probabile futuro sindaco Don Giacomo ha richiesto una risanificazione del Southside proprio per le condizioni. Aiuto! Tutto ok? Aiuto! Tutto bene? Aiuto! Ha mangiato? Aiuto! Ho avuto lo svenimento! Ho avuto lo svenimento! Aiuto! Aiuto, tutto lo svenimento. Troppi processi, settimana ha lavorato troppo. Le serve un po' d'acqua? Oddio. Signore, sì, sta bene. Vostro onore, un po' d'acqua fredda ne vuole? Un po' acqua e ghiaccio? Oddio. Ho avuto lo svenimento. Vuoi qualcosa? Fatemi sedere. Via il giusto al vostro onore. Oh. Bene, mi scusi, Chiesa. No, no, sta bene, sei ripresa. Non si sono un attimo, ho perso un attimo l'equilibrio, sono caduto. Prego, difesa, continuiamo. Quanto lavoro. Spero tutto bene, vostro onore. Dicevo che il candidato sindaco Don Giacomo ha chiesto anche una risanificazione del Southside, non solo partendo dalle scuole, ma anche proprio dalle case e dagli abitanti della zona. Quindi capisce bene che la situazione in quel particolare quartiere non è delle migliori. Ripeto, non è una giustificazione del cliente, ma sono le condizioni tragiche in cui vive un povero ragazzo. Ho concluso le mie arringhe iniziali. Bene. E accusa, abbiamo testimoni? Negativo, vostro onore. Difesa? Infatti parlano da sé. Negativo, vostro onore. Ok, perfetto. Prego, accusa, procediamo con le arringhe finali. Assieme alla musica che ci sta con me. Vostro onore... Un secondo solo, vostro onore. Ale, sta musica. Silenzio in aula, silenzio in aula. Silenzio in aula. Vada fuori, fuori da qui. Perché si deve? Fuori da qui. Perfetto. Non fatemi agitare che mi serve la pressione. No, infatti, è già qua troppo lavoro per il giudice, mi sa domani. Prego. Domani vado in vacanza fino alla settimana prossima. Vostro onore, grazie l'informazione, ma ci vedremo tanto tra qualche giorno. Sì, no, Massimo. Non me lo ricordi, procuratore, proceda. Aggiungerei che non mi mancherà in questi giorni. Proceda, procuratore, proceda, invece di parlare. Vostro onore, per il processo 090... in quanto appunto il soggetto si è riputato colpevole, appunto non ho null'altro da aggiungere se non la sanzione che chiediamo, pari a 10 anni di reclusione e una multa pari a $90,000. Bene. Difesa, prego, procediamo con la linea finale. Allora, secondo me anche... Il procuratore sa che ha avuto un mancamento prima, perché per spaccio di sostanze stupefacenti il codice penale chiede una pena detentiva di 4 anni e una sanzione pecuniaria di 5. Considerando che il mio assistito si è presentato, si è dichiarato colpevole, gli ho spiegato i fatti, che per carità, ripeto, non sono una giustificazione, ma un brutto incidente della sua vita, purtroppo non è nemmeno colpa sua se vive in una zona malfamata e gli affittuari sono particolarmente aggressivi, chiediamo uno sconto di pena e se possibile quindi rispetto ai 4 anni e $5,000 di multa, e se possibile per lo sconto aggiungere delle ore di servizi socialmente utili per reintegrare il mio assistito all'interno della società. Torti. Ho concluso, vostro onore. Bene. Mi ritiro per deliberare. Stia attento, cancelliere, accompagna, vorrei che... Oh. Lo prendo a braccetto. Ah, perfetto. Okay. Perché non sono andato a dislasciarmi? Ah, ok, perfetto. Allora, cosa ne pensa lei? Diciamo che vabbè, si è ritenuto colpevole. Si è presentato, che è già tanto che si presentino.
se dato delle buone giustificazioni, secondo me, avvocato. Va bene, sì. Anche se, per me, anche secondo me, si dovrebbe... Allora, io gli do... Allora, non gli do 50... Allora, l'accusa chiede 50 a 10 anni. Sì. Io gli do per spaccio di sostanze stupefacenti 30 anni da $5,000, 4 anni più... Detenzione di dell'arma illegale. Sì. Detenzione di arma illegale sono 7500, quindi 7500 più 5000, giusto, era un altro, no, 4000. No, 4000, quindi 9000. 7 sì. Aspetta. Spasso stanno facendo era 5000, oi. 5000. Potenziale di arma illegale è un 7500, quindi sono 12.500. 7500 più 5000 sono 12.500 e gli do 6 anni, no, 5 anni, no, gli do 3 anni più riesci a essere sicuramente utili. Bon, vai. Mantenere... Ma abbassiamo la pena della sanzione pecuniaria? Certo, la 50.000 quella che hanno chiesto l'accusa. Ah, ok. Prego. Guarda. Signore e signori, tutti in piedi in aula, presiede l'onorevole giudice Clark Foster. Bene, signori. Si sente, vero, quando parlo? Sì. Perfetto. Sì, no, si sente la musichetta? Sni, vado. Ok, perfetto. Allora, avvocato, mi rivolgo a lei ora. Premetto che sono il giudice, di conseguenza io durante una seduta di processo posso decidere anche di superare il cap massimale richiesto dal codice penale. Quindi di conseguenza l'accusa può richiedere anche cifre che superano il cap massimale. Certo, certo. E appunto lo scopo dei processi, se non avrebbero semplicemente destato in centrale. Poi, difesa. Accusa, ora parlo entrambi, parlo appunto, do l'esito del processo appunto. Questa sera ci troviamo davanti a un soggetto che si è presentato in tribunale, che come ben sapete, mamma mia sta musica, attimo. Secondo me è in discoteca. Ecco perché ho un mancamento, sta bevendo. Perfetto. Stavo dicendo, in quanto abbiamo un soggetto che appunto si è presentato in sede di tribunale, difendendosi davanti alla corte, reputo quindi di accontentare la difesa nel fornire uno sconto di pena al soggetto imputato, condannandolo ovviamente sia a questi reati richiesti da parte dell'accusa, ad una sanzione pecuniaria pari a $12.000, $12.500, rispettando quindi il massimale del codice penale. È una pena intensiva. Ah, e il massimale del codice penale si intende nella somma della detenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti superiori alle 30 unità dell'articolo IP 1.74. E alla detenzione di arma illegale, articolo IP 1.30. Sommando quindi i massimali si arriva a una sanzione pecuniaria pari a $12.500 di multa e una pena detentiva scontata a soli 3 anni di detenzione con 10 ore di servizi socialmente utili da scontare nel prossimo mese. Con questo è tutto, l'udienza è sciolta. La ringrazio, vostro onore. Venga qui che c'è la multa, signore. Vieni pure che ti fanno la multa e ti portano in carcere. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. Perfetto. La paghi in 7 giorni. Arrivederci. Prego, Marshall. Andiamo subito. Prego, prego. Dopo di lei. Teniamo giù, ci superiamo. Ecco qua. In fila indiana.
Ce ne stanno due in aula, che vuoi? Ce ne stanno due. Volete fare processi? Volete fare in presenza? Facciamoli fuori in presenza. Dai, sì, una cosa. Cioè, visto che non c'è nessuno, uniamo l'iniziale alla finale. Sì, sì, fate un'unica ringa. Ma glielo dico pure a loro. Ok. Allora. Dammi 2 secondi che arrivo subito. Sì. Ragazzi, arrivo subito, Ok, mi so, ci sono tutto. Ok, vai, prego, iniziamo primo. Ok. Oddio, 081. Sì, sì, ma hanno già detto tutti i procuratori. Allora, buonasera signori e signori. Tutti in piedi una. Giudice. Ehi. Quell'altro che c'era un imputato. Ah, perfetto. Marco Doc, evasione fiscale. Ce l'hai il preavvocato? Sì, stanno parlando. Per quello gli ho detto scusa di aspettare un secondo. Volevo fare intanto un altro? Bene King, facciamo intanto. No, vabbè, Bene King e l'altro sono archiviate le accuse, per cui perché non ci hanno fornito le prove. Tommy Smith, dai, iniziamo. Allora, dai. Cazzo ne so, non li hanno anche guardati. Poi allora, è mio quello. Vabbè, iniziamo. Facciamo i due tuoi, se riusciamo. I due di... Tommy Smith è accusato facciamolo fuori di sequestro. Ah, lo vuoi far fuori? Facciamolo fuori. Era per non disturbare l'avvocato. Vanno fuori dalla stanza, devi andare fuori di là. Scusa, che cazzo dovete fare? Che non ho capito. Un attimo, l'avvocato, se vuole discutere sul suo imputato può anche andare fuori nel corridoio fuori. Che intanto andiamo avanti con qualche processo. Noi intanto andiamo a fare un altro processo avanti. Andiamo vai con Tommy Smith. Ok, processo 084. Ok. Ok.
Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo numero 084, lo Santo contro Tommy Smith. Presiede l'onorevole giudice Clark Potter. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. L'onorevole giudice sono la stessa cosa, cancelliere. Perfetto, buonasera a tutti i signori, prego comunatemi accusa. Buonasera, buonasera a vostro onore, buonasera accusa difesa fantasma come sempre. Oggi portiamo il caso di Tommy Smith, processo 084, il soggetto accusato di violazione della libertà vigilata, in quanto il soggetto era già stato rinviato a giudizio, lei stesso vostro onore le aveva dato l'obbligo di firma al soggetto, ma il soggetto è stato rinvenuto in centrale di polizia, nella quale tra l'altro ha estratto un'arma contro un agente nel bel mezzo del parcheggio e soprattutto è saltato fuori che il soggetto appunto aveva evaso il suo obbligo di firma e per questo motivo è stato rinviato a giudizio con reato di violazione alla libertà vigilata. Detto ciò ho finito, vostro onore. Bene, e quali sono le vostre linee finali, prego? Richiedo una pena detentiva pari a 20 anni e una sanzione pecuniaria pari a $150,000. E le libero qui sul posto in quanto non c'è la difesa. E sì, in realtà non ho finito. Pericolo, continui allora. Semplicemente volevo aggiungere appunto il fatto che il soggetto era già stato rinviato al giudizio, quindi questo è il suo secondo processo e a quanto pare il soggetto non mi sembra molto convinto di volersi reintegrare in quella che era la nostra società, vostro onore. Va bene, allora in quanto il soggetto non si è neanche presentato in tribunale e ha violato la libertà vigilata, lo condanno ad una sanzione pecuniaria pari a $100,000 e una pena detentiva di 20 anni. Con questo è tutto, l'udienza sciolta. No. Next. Ma hai sentito il martelletto? Sì, sì, l'ha fatto dopo 5 secondi, però sì, si è sentito. Non si sente troppo. Sì, perché ho la mano destra occupata. Sì, immagino. Comunque non mangiando il gelato. Tranquillo, non si sente più comunque la musica. Bene. Chi devo fare? Il video era mini, 0,85. Ok. Aspetta un attimo. Corro. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Il processo numero 085, lo Stato contro Giulio Aramini, presiede l'onorevole Clark Foster. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Qua vecchio faccio uno. Buonasera a tutti signori, accomodatevi pure. Iniziamo pure, scusa. Scusa, non la sento. Buonasera, vostro onore. Oggi parliamo del processo 086, lo Stato contro Zblito Aramini. Questo nome, vostro onore, non è nuovo alla Corte, in quanto si tratta del suo terzo processo. In questo caso è stato rinviato per minaccia pubblico ufficiale, in quanto il soggetto per l'ennesima volta ha proceduto verbalmente contro un agente di polizia. Purtroppo col signor Zblito personalmente, vostro onore, ci ho perso le speranze perché appunto si tratta del suo terzo processo. L'alfedina penale direi che è abbastanza inguardabile in quanto il soggetto è già stato ritenuto colpevole di reati quali l'usurpazione di titoli oneri militari, la violazione di proprietà militare. Mi sembra che il soggetto abbia già avuto fin troppe possibilità per reintegrarsi in quella che è la nostra società e per questo motivo l'accusa richiede una sanzione pecuniaria pari a $400,000 e 29 anni di detenzione presso il carcere di massima sicurezza. Bene, devi averlo sul posto in quanto già non abbiamo la difesa. Mo va che ti fa lo bene,
Sensibilità la mini, già conosciuto la corte, sì, è vero, infatti lo conosco, ho sentito parlare di... già mi ricordo di aver fatto altri processi. E non essendosi presentato sicuramente ha influito sulla... sull'esito del processo, in quanto lo condanno ad una sanzione pecuniaria pari a $200,000 e la pena detentiva pari a 20 anni, come richiesto dall'accusa. Con questo è tutto, l'udienza è sciolta. Bon, andiamo al prossimo, sarebbe Marco Doc 088, vai. Ok. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 088, lo Stato contro Marco Doc. Presiede l'onorevole Charles Foster. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, buonasera accusa e buonasera difesa. Prego, accomodiamoci. Buonasera vostro onore. Prego, iniziamo accusa. Buonasera vostro onore, siamo qui questa sera a discutere del processo 088, dove Marco Doc ha evaso ben... $87,000 di multe non pagate all'LSPD, tra cui rapina a mano armata, eccesso di velocità e mancanza di documenti. Con questo ho concluso, vostro onore. Bene, difesa, prego, procediamo con le vostre arringhe iniziali. Buonasera, vostro onore, buonasera, procura. Il mio assistito Marco Doc si dichiara colpevole al reato di evasione fiscale. In quanto in un periodo di problemi economici che parte da circa fine maggio e arriva a circa metà giugno, il mio assistito ha avuto delle ingenti difficoltà, di cui appunto anche poi si può avere la certezza per le rapine, purtroppo commesse dal mio assistito, ma comunico che fortunatamente il mio assistito ha trovato lavoro, sta svolgendo il ruolo di camionista, quindi si è reintegrato all'interno della società e ha immediatamente provveduto a risarcire l'LSPD pagando le multe e sta cercando appunto di pulirsi da quel brutto periodo che è stato circa quel mese della sua vita. Ho concluso le arringhe iniziali, vostro onore. Bene, accusa, abbiamo testimoni? No, vostro onore. Nemmeno io, vostro onore. Ok, allora procediamo alle ringhe finali, accusa. Ciao, Dan Star, buonasera. Non c'è da aggiungere, l'imputato si è dichiarato colpevole. Le richieste dell'accusa sono $150,000 di sanzione pecuniaria e 25 anni di pena detentiva. Con questo ho concluso. Bene, bene, ok. Difesa, prego, procediamo con le vostre ringhe finali. Allora, io non sono molto d'accordo con la procura questa volta, perché ritengo che mettere in carcere per così tanto tempo il mio assistito, che sì, ha sbagliato e ovviamente deve pagare le conseguenze, ma potrebbe far sì che perda tutti quei diritti che ha cercato dopo quel periodo appunto di default economico di riottenere, cercando appunto di lavorare come camionista. In carcere rischierebbe ovviamente sia per l'eccessivo numero di anni, quindi uscirebbe decisamente anziano, sia perché un pregiudicato che sta così tanto in carcere ovviamente non viene visto con un buon occhio, purtroppo. Chiediamo quindi uno sconto di pena detentiva quindi un totale pari a 2 anni e una multa pecuniaria pari a quanto è stato evaso, quindi $87,000. Se possibile, ovviamente, lavori socialmente utili per far sì che anche
L'avvocato mi piace, devo dire. Possa provare a fare qualche lavoro che sia diverso dal camionista, e se serve ci può anche passare qui in procura per l'obbligo di firma. Ho concluso, vostro onore. Bene, venite per deliberare. Bene. Cosa ne pensi? Che non gli si può dare la stessa lo stesso tanto che ha evaso, nel senso. No, infatti, bisogna per forza dargli di più, punto uno. Punto due, cioè bisogna dargli per forza degli anni di detenzione, perché comunque ha fatto un'evasione fiscale, non so quanti, ma ho una decina. Tanto per non far dire nulla all'avvocato. Va bene, dai, bom. Poi annuncia il culo. Va bene. Che si tengo qua il giro, deciso, vai pure. Buonasera, signore e signori, che siete in aula. Presiede l'onorevole Clark Foster. Bene, signori, buonasera di nuovo, comandatevi, grazie. Buonasera. Bene, ci troviamo davanti al signor Doc, soggetto che ha evaso molteplici fatture della polizia. Però, appunto, si è presentato al processo facendosi difendere da un avvocato davanti alla corte. Ed è per questo quindi che accetto la richiesta di sconto di pena da parte della difesa, ma non accettando i patti richiesti della difesa, appunto. Condanno quindi il signor Doc Marco a un'assunzione pecuniaria pari di $100,000 e una pena detentiva pari a 5 anni, con l'incremento delle ore di servizi socialmente utili pari a 15. Con questo è tutto, l'udienza è sciolta. La ringrazio, vostro onore. Signor Doc, venga pure qua che le faccio la multa. Signori? Signor Doc, venga qua che le faccio la multa. Siete imputati o spettatori? Siete imputati o spettatori? Ah. Nessuno di voi tre è imputato? No, okay. Spectator. Perfetto, la paga entro 7 giorni. Entro? 7 giorni. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Prego, Marshall, a posto. Andiamo di là. Magari diciamo qua. Ah, sono gli spettatori, sì. Prego, accendere. Chi è il mio nuovo? Iniziamo col prossimo, il 086. 0? 086, è stato contro Kid Gen Ronaldinho. Ok, vada. Pronto. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 086, lo strado contro Ivan Ronaldinho. Presiede l'onorevole Clark Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, prego accomodatevi, grazie. Buonasera accusa, prego iniziamo, quanto vedo che non c'è difesa. Buonasera, come sempre. Allora, buonasera a vostro onore. Secondo, sento delle voci, tutto a posto? Allora, oggi ci troviamo per il processo 086, lo stato... Lo buttate fuori? No, per favore, buttatelo fuori? Signore, ritengo, richiedo l'allontanamento dell'aula del soggetto. Come mai? Urla. Non lo sento io. Signora, dato lei. E invito gentilmente il pubblico a non urlare, grazie. Continuiamo, scusa. Ok, ci troviamo davanti al processo 086, lo stato contro il signor Ronaldinho per il raggiungimento dei 5 reati di classe A.
La fedina penale dell'imputato parla da sola. Sono molteplici tentati omicidi a pubblico ufficiale, rapine, detenzioni di armi illegali, il soggetto è armato e potenzialmente pericoloso. Lo Stato richiede $200,000 di sanzione pecuniaria e 20 anni di pena detentiva. Bene. In quanto non c'è la difesa appunto che possa esprimersi, delibero qui sul posto e condanno il signor Kijan Ronaldinho a una sanzione pecuniaria pari a $100,000 e una pena tentativa di 20 anni, con 5 ore di servizi socialmente utili da dover tenere entro un mese. Con questo tutto l'udienza è sciolta. Cinque ore l'ho messo giù per rompere il cazzo un po' alla persona. Prego, vai col prossimo. Ciro Esposito, sì, 087, sì. Buonasera signore e signori, ci sentite in aula, processo 087, lo Stato contro Ciro Esposito, presiede l'onorevole Salas Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Ok. Bene tutti signori. Buonasera a tutti, prego accomodatevi, grazie. Buonasera accusa, prego iniziamo. Buonasera, vostro onore, siamo qui a parlare di Ciro Esposito, processo 087, accusato del raggiungimento di 5 lettere di classe A. Il signor Ciro Esposito, come si può vedere la fila penale, è ben fornita di detenzione di arma legale, ben 3 volte e tentati omicidi di pubblico ufficiale. E la procura richiede $200,000 di pena pecuniaria, sanzione pecuniaria e 20 anni di pena detentiva. Con questo ho concluso questa notte. Bene, vi libero sul posto in quanto non c'è difesa da esprimersi. Secondo solo. Ok, riecomi, scusatemi. Allora, in quanto non c'è una difesa che possa potersi esprimere, delibero direttamente sul posto, condannando il signor Ciro Esposito a una sanzione pecuniaria pari a $100,000, 20 anni di reclusione. Procuratore di vita, non ridere. E 5 ore di servizi socialmente utili. Le salute mediche, vostro onore? Prego? Le salute mediche? Avete chiesto anche le salute mediche? No, non sono state richieste. Assegna. Stia tranquillo, vostro onore, non faccia caso al procuratore. Ok, perfetto. Grazie. Silenzio. Passiamo al prossimo. Mi sono perso. 89. E 89, Tommaso da Lima. Vado. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 089, lo Stato contro Tommaso da Lima, presiede l'onorevole Clark Foster, Dio me ne dica gli Stati Uniti d'America e questo rispettabile forse. Soldi per i borsoni, già che ci sono. Buonasera a tutti. Signori, buonasera a tutti di nuovo, ormai ci salutiamo 40 volte al giorno, parliamo degli scemi, sembriamo. Quindi, perfetto. Prego, accusa, sedetevi pure. Salve, procediamo salve. Pure, accusa. Ci troviamo per il processo 089, lo Stato contro il signor da Lima. Il signor da Lima è accusato di evasione fiscale per un totale di $108,500 di evasione fiscale. Le prove parlano da sole, c'è la foto di tutte le fatture non pagate. Le prove parlano da sole. Non ho altro da aggiungere. Chiediamo una sanzione di $150,000 e una pena detentiva di 25 anni. Bene.
In quanto non c'è una difesa per potersi esprimere, delibero direttamente sul posto e dichiaro il signor D'Alima colpevole del reato, condannandolo a una sanzione pecuniaria pari a 50.000 dollari, una pena detentiva pari a 25 anni, 25 ore di servizi socialmente utili da dover tenere entro un mese, 5 sedute mediche da dover tenere entro un mese e l'obbligo di firma da dover fare per almeno 2 settimane. Con questo è tutto. L'udienza è sciolta. La giustizia ha fatto tutto quello Comunque, prima o poi, non te ne ascoltami, poi mi coglione. devi, no, no, ascoltami, poi mi devi Doveva spiegare, arrivare. Ora, no, 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 doveva devi arrivare lo aspettare sfigato un della secondo, serata no, no, che si beccava aspetta, tutto. aspettate un secondo, ascoltami, ora mi devi spiegare una cosa. Com'è possibile che per un'evasione fiscale di 87.000 dollari, ok? Gli dai Perché ha pagato le fatture 100.000, quello. gli dai 100.000, eh sì, appunto, Quindi ha ancora pagato peggio, eh. gliele hai date più alte, figa. Gli hai dato 100k a quello che le fatture le aveva pure pagate, questo che non si è No. No, a presentato. questo, sai cosa ha fatto? A questo Che qua gli ho cazzo abbassato gli la. ho detto? Allora, sai che sono qua a Porco 108.000 figlio. dollari di multa non pagata ancora. Quell'altro le ha pagate, no? Quindi a Sì, 100.000 dollari le pagherà ancora. Questo non le pagherà, ok? Quindi sai avrà. qual è il Aspetta un attimo, risultato? Lo questo avrà. rinvio processo perché non farà le firme, non farà le ore, non farà un cazzo. In realtà questo qui prenderà più multa dell'altro perché prenderà 125.000 dollari di multa, ok? Quindi di conseguenza questo qua ha la sanzione più alta, ha gli anni più alti, ha le ore più alte, ha le sedute mediche e l'obbligo di firma. Sì, abbiamo Cioè, finito questo comunque. qua si è fatto l'albero di Natale, capito? Cioè. Chiedi, fai una cosa, hai gli occhi viola? Sì. Vai a I fargli processi da oggi in chiudere. poi saranno No, sempre no, 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 lo dico lo pubblici. stesso. E verranno Chiedi già, ricaricati poi. richiedi già l'ergastolo per zubido Aramini, già per la prossima, il prossimo rinvio processo. Vabbè, Tanto sarà quello giorni ormai, lo rinvio la sarà vostra Zibido ci premura induce, dovrò ha mandato chiudere. Zibido. Per cui vostro Paolo. onore proceda già. Aspè, ma quindi mo Zibrito ci ha mandato di cattura. È certo. Tanto tocca farla a Ah, me, non è che spoiler, era però. pure la cavigliera. Sì, che è certo che li scrivi tu, vedi te sei il più Ah, basso di grado, quindi scrivi sei nelle blindato. fedine penali, mi raccomando, Bonzo, Sì. ricontrollale. A posto. Vabbè, io me ne Perfetto. vado, buona serata. L'udienza è sciolta. Salve. Io vado a puttane, basta. Mi Santo. accompagnate. Cosa fate voi, signori? Io vado Mamma, al bagnino a stasera fare non altro posso. fai tu, Bruno? Stasera vado a fare Voi fa i gestite. marshalli, mandati di cattura. Ah, perfetto. Mi Ragazzi, vado, ragazzi, che sono accompagnate in svegli. albergo? Vado a marshall, compagnia d'albergo e giudice. Grazie, Sì, compagnia d'albergo. un attimo. Ben, mi Sì, dicevi? senza nessun tipo di problema. Mo radio, non radio. Adesso te lo Successo. Andiamo, do. vado, vengo da solo. 0043. Comunque Gwen, mi digli che è senti? inutile perché passa nel torto marcio. Se la vuole sporgere che Cosa la stai facendo? trova, agitano Scorta, scorta al giudice, un dobbiamo attimo. riportarlo in hotel. Sì, aspetta che riapro. C'ho qualche Affermativo. problema? Esposto al giudice, quindi Lo non so, lo c'è so. altro da aggiungere. Se la vuole sporgere, Che che è venga. successo? Tanto la deve No, sporgere con è noi. quello che si è buttato fuori, La quello che è stato deve allontanato. sporgere da noi, non in polizia. Ok, Tanto. Quindi se ok. vuole sporgere, la falla entrare e Il la soggetto che è facciamo. stato allontanato dall'aula vorrebbe sporgere denuncia alla poliziotta che l'ha accompagnato Vabbè, può fuori per farlo abuso di giusto, può potere. farlo in procura. Cioè. Sì, Esatto. infatti, ma Lo faccio. Parli chiedevo con. semplicemente il numero di Sì, matricola, sì, ma sì. ora cerco di convincerlo a non farlo. È indifferente, se no sono qua, la prendo io, lo porto su un ufficio, viene Sì, anche ora è in lei e la ospedale. prendiamo. Ora è in ospedale, però lo Ok? contatto subito. In Ok. caso ti richiamo. Sì, in caso chiami, tanto il mio numero ce l'hai e prendo io Esatto. la denuncia, tranquillo. Buona giornata. Buona giornata, ciao Arrivederci. ragazzi. Arrivederci, Arrivederci. vostro Arrivederci. onore. Non si preoccupi, agente. Cioè, nel senso, non si preoccupi. Cioè, Ecco perché sei svenuto, non si faccia Bonzo. problemi. Non lo so neanche Perché io. sei svenuto? Non lo so manco io cosa mi è successo. Mi Guarda che no, sa che stavo scrivendo qualcuno, ma non mi sono reso conto che stavo ancora qua. oh, va che non è lei. Lei è mia figlia, Ah, mia moglie, è quello che l'ha ok, portato perfetto. fuori. Ah, vabbè, sono muoio. Vabbè, mi sa Proprio che per quello che ho detto, la la denuncia denuncia la la prendo. prendo No, la io. denuncia non la puoi prendere tu, Oscar. Eh sì che E se posso. vengono a sapere che la prendi tu? Non vuol dire un Oh, cazzo. Sono un no. procuratore Vabbè, ambito non puoi, lavorativo, non puoi. non vuol dire In niente, ambito qualsiasi lavorativo. situazione. Posso prenderlo, è ambito Vabbè, lavorativo, lui lo Smith, cosa prende. stai dicendo? Non Lui lo parliamo di prende e queste cose, basta. gentilmente. È ambito lavorativo.
Sì. Mi scusi, il vostro onore. E basta. Ah, per Maria Santissima, Bruno. No, io lo do e basta. Sì. Dicono tutti così, voi. Ti viene a scoprire tutt'altro. Bruno, smettila, ti prego. Sai qualcosa? Sì. Che tu, Bonzo, sturla? Minchia, il trio abbiamo, anzi, il quartetto. Gwen, spostati che faccio una foto al quartetto. Prego, facciamo il quartetto. Non sta bastando. Allora, comunque. Andiamo. Funebre. Andiamo. Sì, abbiamo spezzato quello che ha detto un'efficienza funebre. Comunque... Non so come abbia fatto, sono saltato così a caso, non mi sono reso conto, sono svenuto. Andiamo, so. andiamo. Bruno, mi accompagni anche tu in albergo? No. Potremmo passare una serata passionale insieme? Non ci tengo. Dai, metti il palco. Bonzo, lei invece viene. No. Una serata passionale con me. Io vado a Vanilla. Per passare una serata passionale chiederò al Trente Smith. Ah, va bene, allora poi glielo chiedo, mi raccomando. Va bene. Tu dice, qual è il suo hotel? Il Hotel Banner. Sì, più civico. Non è April, no. Ricordiamo che è quello. Sto guidando io, Oddio. Io ho paura, infatti. Accende rampeggianti, dobbiamo luccicare quando passiamo noi. Ma visto che Ventura, io non posso più vedere le cose per i cancellieri, quando è che ritorna l'altro cancelliere? Ah, boh, chiede a Ventura. Io non sono mica il procuratore, io faccio solo i processi. In vacanza. Come Ventura sta in vacanza? Non ci stava, non so se l'hai notato. Vabbè, tanto quello. Deve girare la manovella. Questo qui, giusto? Sì. Okay. Grazie mille, Laura. Buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Bon, ragazzi, siamo giunti al finale di questa sera. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi. Punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Con questo vi auguro una buona serata e ci vediamo nella prossima live.